Siamo con mister Fabio Pecchi alla vigilia della gara con la SPAL. Abbiamo raccolto le domande dei giornalisti che non possono essere qua con noi oggi e le sottoponiamo al mister. Allora, la prima domanda è questa. In settimana ha avuto modo di analizzare il gioco della SPAL. Quali sono gli aspetti che le hanno destato preoccupazione durante questa analisi, i punti di forza della SPAL e invece magari qualche punto debole, se lo può svelare? No. La preoccupazione è giusto rispetto, come del resto lo è stato nei confronti del Pescara e adesso contro la SPAL, una squadra forte, una squadra di Serie A e una squadra costruita per giocare per vincere, quindi grandissimo rispetto e cercheremo di affrontare la gara con la nostra personalità e stiamo lavorando su questo e ancora sono curioso di vedere dei passi in avanti fatti dai ragazzi. Ecco, a proposito di Cremonese, le chiedono se con una settimana in più di lavoro sul campo ha visto progressi nell'assimilare il gioco da lei richiesto. Ma io vedo, continuo a vedere giorno dopo giorno entusiasmo, voglia di lavorare, voglia di stare sul campo e questo per me già è una grande soddisfazione. Poi i miglioramenti li vedremo quando si giocano, perché la gara è quello che dà il vero riscontro, quindi quando c'è in palio il risultato, quando bisogna giocare per vincere. Però io anche ancora in questa settimana ho visto una grandissima predisposizione da parte di tutti. Rispetto alla gara di domenica scorsa a Pescara, ha recuperato qualche elemento tra gli infortunati che erano rimasti assenti all'Adriatico? Beh, intanto Emanuele Terranova questa settimana ha potuto svolgere tutta la settimana a pieno carico, con i momenti abbiamo avuto anche Ceravolo, per cui questo mi fa piacere perché ho bisogno di tutti, abbiamo bisogno che la rosa ritorni ad essere al completo per poter affrontare al meglio ogni partita. A proposito di rosa, le chiedono se con un modulo che presuppone esterni offensivi crede che dal mercato sarebbe utile avere qualche indicazione rispetto a chi può ricoprire quel ruolo sulla destra. Ma no, guardate, sul mercato anche ancora una settimana e poi tutto finisce, tutto si chiude. Ora io ho questo gruppo a disposizione e devo ottenere il massimo da loro in base a quelle che sono le proprie caratteristiche, le caratteristiche dei miei ragazzi. Con la società, con Braida, le idee sono abbastanza chiare. È un mercato complicato perché gennaio è sempre veramente molto complicato, per cui cercheremo di fare delle scelte, ma di questo ne parleremo poi dopo la gara. Domenica scorsa si è visto Valzania nel ruolo di trequartista. Le chiedono se può essere ancora schierato in quel ruolo anche in vista della partita con la SPAL, oppure c'è la possibilità che dall'inizio possa ritornare Gaetano. Ma queste sono valutazioni che sinceramente abbiamo ancora diverse ore, domani c'è ancora un po' di rifinitura, però vedo che tutti i ragazzi sono nelle migliori condizioni, buone risposte da parte di tutti, Valzania per la disponibilità di aver giocato in un ruolo diverso e poi nel secondo tempo aver cambiato ancora ruolo in questo momento, ma poi per tutto il corso della stagione ho bisogno della disponibilità, poi starà a me scegliere e fare le valutazioni tenendo conto anche dell'avversario. Parlava poc'anzi del lavoro svolto in settimana da Terranova e la domanda che le viene posta è se al centro della difesa potrebbe rientrare già dall'inizio. Valutiamo la sua condizione, valutiamo la condizione di tutti e poi sicuramente chi scenderà in campo sarà nelle migliori condizioni per poter fare la prestazione. Terranova è un giocatore importante, di grande esperienza, di valore, però viene da un periodo che ha avuto delle difficoltà e quindi a rincorrere una condizione, ma questa settimana mi ha dato buone sensazioni. Ecco, domanda analoga viene fatta rispetto a Ciofani, che è stato decisivo quando è entrato a Pescara. Le chiedono se lo vedremo entrare ancora dalla panchina oppure potrebbe partire già titolare. Vediamo domani. Lui è in buone condizioni, è un aspetto psicologico importante, ma anche per Luca Strizzolo bisogna dire che la sua condizione è molto buona e quindi domani dovrò fare le scelte, ma quando ci sono per me i dubbi, per me è una cosa buona perché i ragazzi sul campo mi creano i dubbi nelle scelte e poi se chi parte deve dare il contributo, ma anche l'ingresso come è stato determinante per Daniel domenica, me lo aspetto anche da chi entra in partita in corso. Grazie mister. A voi.